Ma sicuramente stiamo andando oltre ogni aspettativa. Eravamo partiti con altri obiettivi che restano tali perché onestamente noi puntiamo alla salvezza. Mancano ancora 29 punti e per ora siamo lì in vetta alla classifica e ci godiamo il momento. Ma sicuramente qui è la prima stagione tra i professionisti dopo anni di settore giovanile. E il mio obiettivo è fare più partite possibili, magari condire da qualche gol se ci scappa. E di crescere soprattutto, di crescere. Poi ho avuto la fortuna di... Ho avuto l'offerta del Chievo, l'ho accettata subito, ho vissuto 3 anni fantastici, di cui l'ultimo, abbiamo vinto il campionato primavera, lo scudetto, è stata una grande emozione. Sì, comunque posso ricoprire più ruoli, l'esterno, anche la mezzala di centrocampo, però il mio ruolo specifico sarebbe a seconda punta, il trequartista. No, purtroppo non abbiamo mai giocato insieme, onestamente è il mio sogno che ho fin da bambino giocare insieme a lui. Anche contro sarà una bella emozione, ovviamente sarà presente tutta la famiglia insieme agli amici e speriamo di vincere. Spero, anche perché lui dopo un'annata buona, diciamo, dell'anno scorso si sta riconfermando, ha già fatto i gol che ha fatto l'anno scorso e... Al contrario delle altre annate, sta tenendo una certa continuità che di solito peccava, non era sempre continuo rispetto alle altre annate. Quest'anno è più continuo, è più sicuro di sé, ha la fiducia del mister e spero continui così. Onestamente lui mi dice sempre di non mollare mai e di essere umile, di tenere sempre i piedi per terra, che poi la mia occasione verrà a galla. Ma il mister è un grande, ci carica tantissimo prima delle partite. E ci trasmette quella voglia di andare in campo, diamo sempre il 110%. E come dice lui, tutte le partite saranno una battaglia, e anche quella di sabato sarà una battaglia, anche perché il Vicenza ha appena cambiato allenatore. Però noi li rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno. No, è che a inizio anno volevo prendere il 28, però non potevo perché non raggiungevamo il limite dei giocatori e quindi ho deciso il 14, è un portafortuna, diciamo. Sì, sicuramente entrare in campo a partita in corso, diciamo, quando si perde non è mai facile perché la squadra avversaria si copre e quindi c'è pochi spazi. Invece ora riuscendo, diciamo, martedì sono riuscito a entrare in campo, avevo più spazi perché la squadra avversaria perdeva e attaccava e quindi sono riuscito a esprimermi meglio, diciamo, rispetto alle altre due sfide.